corteo e sit-in dei lavoratori della Tirrenia a Napoli contro l'apertura della procedura di mobilità di cassa integrazione avviata dal commissario straordinario dell'azienda. In piazza sono scese oltre 500 persone tra amministrativi e personale marittimo. Le organizzazioni sindacali hanno ribadito la propria contrarietà alla soppressione delle linee Genova-Olbia e Bari-Durazzo, sottolineando come sia inaccettabile per i lavoratori e per il sindacato l'atto unilaterale dell'amministrazione straordinaria di procedere alla messa in cassa integrazione per 722 lavoratori marittimi del gruppo. Per questo è stato indetto uno sciopero di 24 ore di tutto il personale della Tirrenia che si conclude alle 16 di martedì 23 novembre. Ma a questa iniziativa potrebbero seguire, se necessario, forme di protesta più dure.